Salve, in questo video parlerò del rapporto tra logica matematica e Dio. Bisogna un attimo fare chiarezza però, non sto parlando di scienza applicata a Dio, sto parlando di logica matematica, che è una cosa molto diversa. Piccola premessa, ho fatto un piccolo schemino per far capire di cosa sto parlando. La scienza è la ricerca di un modello geometrico, matematico, fisico alla realtà. Quindi si cerca di dare un modello all'universo, capire come è fatta la materia, come si può misurare, cosa si può fare in pratica. La matematica invece prescinde dalla realtà. Esempio, un rettangolo nella realtà non esiste. È un modello che viene utilizzato quando serve, però potrei inventare, ed è successo, e succede continuamente, una matematica che magari non sarà mai applicata. Generalmente è necessario un motivo per inventarsi una matematica, per cui di solito le matematiche esistono proprio perché devono essere applicate o sono state applicate. La stessa geometria, per esempio, significa misura della terra e geometria. Ed è stata inventata apposta per misurare i campi dopo le inondazioni del Nilo, che non lasciavano più visibilità di dove era un campo, dove era un fango unico, e quindi per ricostruire i confini dei campi dei singoli proprietari si andavano a prendere dei punti di riferimento più lontani, torri, case, piramidi, eccetera, il sole. E in base a questi punti di riferimento si ricostruiva il confine di tutti i campi. Quindi esisteva un motivo per il quale sono stati inventati i triangoli, i rettangoli, eccetera, come concetto, che poi sono stati applicati. Ma la matematica è inventata completamente dall'uomo, non ha bisogno neanche di essere applicata in teoria. La logica, invece, è il modello tecnico del nostro ragionamento. Quando noi diciamo ABC e quindi bla bla bla, noi stiamo ragionando. E quando vogliamo far capire al nostro interlocutore che sta sbagliando, gli diciamo: guarda che tu ti stai contraddicendo, cioè hai detto A e hai detto l'opposto di A. Quindi sta dicendo una cosa che non si regge. Questa serie di affermazioni verbali che noi facciamo continuamente, che usiamo in continuazione, sono modellizzati dalla logica matematica, che dà fondamento sia alla matematica, dai numeri alle forme geometriche, eccetera, sia alla stessa scienza. Perché? Perché la logica, come è fatta? Prende una serie di affermazioni base che si chiamano assiomi, su cui si ipotizza la verità. Da questi assiomi si calcolano tutte le proposizioni conseguenti, cioè le deduzioni che si possono fare da questi assiomi. L'insieme formato da tutti questi assiomi più tutte le sue deduzioni forma quella che si chiama teoria. La teoria può essere consistente o inconsistente. Quando c'è una contraddizione, questa teoria si chiama inconsistente, cioè non consiste, non può essere applicata ad un modello reale consistente. Non solo, in generale la logica non si basa solo sulle affermazioni reali nel senso di concrete, ma si occupa solo di valori di verità, quindi è valida anche in mondi metafisici che si pretende essere reali. E qui siamo al punto. La religione, come dissi in un video che si chiama Alieni e Madonne, nel momento in cui afferma è apparsa la Madonna viene a far parte del mondo fisico. Visita il mondo fisico, quindi viene misurata. Non si può dire appare ma non viene misurata. Se appare è una cosa straordinaria, cioè
la metafisica si cala nella fisica e diventa sensibile ai nostri occhi. Quindi è qualcosa che ha emesso onde elettromagnetiche, eccetera, eccetera, cioè roba che ha emesso luce per poter essere vista o che l'ha riflessa, e quindi diventa misurabile, diventa un fenomeno fisico. Quindi non si può dire c'è una manifestazione reale, religiosa, però non si può misurare. Nel momento in cui diventa manifestazione si può misurare. Tanto che ultimamente i miracoli vengono verificati attraverso commissioni scientifiche, proprio perché nel momento in cui c'è una manifestazione fisica, questa manifestazione fisica può essere misurata. Tutte le religioni sono misurabili, cioè tutte le religioni possono essere sottoposte al vaglio della scienza? No. La religione metafisica no. Ovvero, se la religione parla della fine che farà il nostro spirito, la nostra anima dopo la nostra morte, è una religione che non si occupa di realtà fisica, per cui la scienza non si occuperà mai di affermazioni di questo genere. La scienza si occupa, questo ramo si occupa solo di affermazioni sulla realtà concreta, misurabile. La logica matematica si occupa di divinità metafisiche? Sì. Perché si basa sulla verità, non sulla realtà. Si basa sulla verità. Cioè, nel momento in cui noi diciamo esiste Dio ed ha queste caratteristiche, oppure diciamo esiste Dio ed ha prodotto delle scritture, e queste scritture dicono una serie di cose dalle quali noi traiamo degli insegnamenti religiosi, tutto questo diventa una serie di affermazioni che discendono da un'altra serie di affermazioni e quindi sono sottoposte al vaglio della logica, perché sono state prodotte tramite un ragionamento, e la logica non è altro che la rappresentazione tecnica in forma di riscrittura di quello che noi chiamiamo ragionamento. Tutte le religioni sono sottoposte alla logica? Probabilmente l'idea che mi sono fatto poi potrebbe essere anche opinabile. Le religioni che hanno un apprendimento di tipo intuitivo, cioè che si pongono davanti al problema di Dio metafisico e in qualche modo ne assorbono gli insegnamenti in modo diretto, senza trarne conseguenze e senza dedurne la verità da altri fatti, allora non sono sottoposte al vaglio della logica. Tutte le altre sì. Facciamo un esempio sulla religione più nota in questa parte del mondo, che è la religione cattolica e cristiana in generale. Dice Paolo: se Gesù Cristo non fosse risorto, questa religione non avrebbe senso, cioè credere in lui non avrebbe nessun senso. Paolo in quel momento si sottopone alla logica, cioè sta affermando che se Cristo, o Cristo è risorto o Cristo non è risorto, sono due cose. Tertium non datur. Se Cristo è risorto, quindi la religione ha senso, questa religione ha senso, e viceversa. Se invece Cristo non è risorto, questa religione non ha senso, e viceversa. C'è una bipartizione.
diventano sinonimi. La risurrezione di Cristo è il valore del cristianesimo. Quindi è la stessa religione cattolica e cristiana in generale a porsi nel campo della logica, non viceversa. Non è la logica che invade la religione con le sue truppe d'assalto. E la religione che utilizza la logica. E tra l'altro giustifica se stessa tramite la logica. Ma è interessante anche capire come mai il cristianesimo, ma anche altre religioni, hanno bisogno, del pensiero debole, ovvero di questa roba qui. Anche perché il pensiero umano ha avuto bisogno del pensiero debole nel Novecento. Perché la filosofia prima del Novecento è una filosofia che seguiva un po' l'idea aristotelica. Aristotele cosa diceva? Una cosa valida tuttora. C'è l'induzione e c'è la deduzione. Nella deduzione, che è questa roba qui, la conseguenza è contenuta nella premessa, quindi in fondo non si scopre nulla di nuovo. Questo è chiamato pensiero debole, cioè resta lì in difesa, deduce solo cose già contenute nelle premesse. Mentre l'induzione, come la chiamava lui, crea nuove affermazioni che non sono contenute in quelle precedenti, nelle premesse. Quindi è la scoperta di qualcosa di nuovo. Tuttavia poi va verificato il valore di verità di queste nuove affermazioni. Però l'idea aristotelica è l'idea che ha portato poi avanti la filosofia fino a circa l'Ottocento. Dopodiché, da un certo punto in poi, è prevalso il pensiero debole, il pensiero scientifico. Il pensiero debole, il pensiero che gioca in difesa, che verifica le affermazioni e che non produce nuovo pensiero, è molto ricercato dalla religione e dalla filosofia. Perché? Perché è vero che è debole, cioè non è che scopre grandi cose, ma quel poco che afferma è certo, è sicuro. Cioè, se noi creiamo nuove affermazioni staccate dalle premesse, voli pindarici, nuove idee. Queste nuove idee non hanno un valore, una certezza della verità. Sono affermazioni, idee giustissime che devono essere fatte, che chiunque fa continuamente nella vita, si spera, per dare un senso all'opera intellettuale di una persona, ma non hanno un valore di verità. Questo valore è dubbio, è dubbio. Quindi si possono dire delle cose dubbie, ma nuove, oppure dire delle cose vere, in quanto sono vere le premesse, ma povere, deboli. Il bisogno di pensiero debole del cristianesimo proviene molto probabilmente dalle scritture. Perché? Perché le scritture hanno prodotto una serie di insegnamenti pratici e quindi questa opera è una deduzione, cioè io deduco dalle scritture tutta una serie di insegnamenti. E quindi l'opera di deduzione da premesse ritenute certe, cioè le scritture ispirate da Dio, quest'opera è un'opera di pensiero debole, non di pensiero forte. Quindi, senza voler dare chiaramente un valore superiore o inferiore al pensiero debole o al pensiero forte, sono cose diverse semplicemente, riassumendo, diciamo che la logica può essere, anzi deve essere applicata alla religione, anzi viene applicata dalla stessa religione nel momento in cui fa teologia, cioè scienza di Dio, e viene applicata addirittura nel cristianesimo con Paolo,
che afferma che la risurrezione dà valore alla religione stessa e che senza la risurrezione si perde completamente il valore del cristianesimo, e che la Chiesa in generale tutte le religioni cristiane hanno avuto e hanno tuttora bisogno del pensiero debole, della verifica logica, delle affermazioni, perché probabilmente c'è un'abitudine a far discendere dalla scrittura una serie di insegnamenti e di affermazioni anche pratiche, e quindi questa abitudine all'esercizio del pensiero debole. Grazie.